La legge regionale di governo del territorio che porta la firma dell'assessore Mazzon non si tocca, differentemente da quanto hanno proposto gli ausiliari regionali di Italia Libera. Chi pensa che si possa ripartire dopo una crisi che è sociale, ambientale e climatica, indebolendo le attenzioni rispetto a una gestione del territorio attenta e rispettosa del paesaggio, è clamorosamente fuori dalle esigenze, come dire, di un futuro dignitoso che ci aspetta. La cosa preoccupante è questa uscita di permettere di derogare alla legge sul governo del territorio per i piccoli comuni, che poi sono gran parte dei comuni della Toscana, e dire si può derogare venendo incontro agli interessi locali vuol dire venire incontro agli interessi dei piccoli potentati economici che fanno della rendita immobiliare l'unico modello di sviluppo. Fa il paio un emendamento inserito nel decreto del governo nazionale che indebolisce anche qui tutte le procedure di valutazione degli impatti ambientali delle opere. L'ambiente, il territorio in realtà va assolutamente tutelato. E fa un'altra cosa la proposta di quell'emendamento, che è strumentale rispetto a una forzatura sull'attuale proposta di ampliamento della pista dell'aeroporto di Firenze. Rende più difficile la stessa partecipazione democratica. E, come dire, questo aspetto si lega a un'ulteriore uscita in cui si vorrebbe togliere il ruolo delle sovrintendenze rispetto a un obbligo costituzionale di tutela del valore artistico e paesaggistico. Noi non possiamo, non dobbiamo tornare a come eravamo prima. Non si può pensare a un modello di sviluppo che fa strame delle persone in carne ed ossa e dell'ambiente. Bisogna contrastare la logica nella crisi, bisogna lavorare perché bisogna lavorare, bisogna costruire cantieri perché bisogna costruire cantieri. C'è bisogno di riorientare in senso ambientalmente sostenibile l'idea e lo stesso modello di sviluppo. Per questo noi diciamo che la legge Marzon non si tocca, occorrerà fare una revisione soprattutto nelle parti che non hanno visto una coerente attuazione.